Buongiorno, vacanze 2021. Eccoci alla prima giornata di quello che sarà un giro panoramico attraverso la Val di Fiemme in Trentino Alto Adige e la Val Martello. Allora, no, scusate, la Val di Fiemme è in Trentino, mentre la Val Martello, che faremo dopo, è in Alto Adige. Insieme formano il Trentino Alto Adige. Siamo partiti ieri sera, il tempo era veramente brutto. Abbiamo trovato questo spot gratuito su Park Fortnite, siamo vicino al Passo San Pellegrino, in prossimità e zona Fulciade si chiama così, e c'è questo bellissimo posto gratuito, vedete, dove si può parcheggiare tranquillamente col camper. E stanotte ha piovuto tutta la notte, non ha smesso un attimo, fa un freddo. Ci siamo alzati stamattina, c'erano 5 gradi, però però c'è un però. Neve là in alto, qui la natura la fa veramente da padrone. Natura potente qua. Passare da quel caldo afoso in pianura e svegliarsi stamattina costretti a mettere il piumino alla coperta perché era freddo in campo, veramente una cosa particolare. Comunque questa è una zona di passaggio, perché domani dovremmo fare una passeggiata abbastanza importante, che restate sintonizzati, vi dirò domani la sorpresa. Guardate che posto. Meraviglia. Spettacolo puro. Strada di una facilità estrema finora. Fantastico.
chalet estivo. Bel caspa. Guarda, bellissimo. Eccoci, buongiorno, anzi buonasera. Dopo la passeggiata di stamattina ci siamo spostati a Predazzo, piccolo paesino qua della comunità montana della Val di Fiemme. Non ho ripreso perché insomma, è classica cittadina di montagna. Poi invece abbiamo trovato questo bellissimo posto dove parcheggiare, dove domani faremo un bel giro attraverso i laghi di Lusia. Prenderemo una cabinovia, anzi ne prenderemo divisa in due tronconi, che ci porterà su a quasi 2000 metri e lì effettueremo un giro d'anello. Decideremo domani mattina se, a seconda di quanto saremo stanchi, di come sarà messo anche Billy, se proseguire e tornare giù a piedi, cioè fare l'anello completo fino a tornare qua, oppure se ritornare alla cabinovia e scendere giù. Buongiorno, eccoci in questa bellissima giornata, pronti per partire. Oggi saliremo all'Alpe di Lusia e facciamo i laghi di Lusia. Bisogna prendere due cabinovie. Bella esperienza con Billy, abbiamo passato una notte stupenda, fresca, siamo stati da Dio. E biglietto un po' più economico per una sola andata. Per due persone 26 euro, sono due tronconi di cabinovia. Ma vedremo. Ci aspetta una bella passeggiata perché abbiamo l'ardore e l'ardire di non tornare con la cabinovia, di fare tutto l'anello e di scendere giù a piedi. Dipende dalla stanchezza, ma ce la dovremmo fare. La giornata è stupenda, la gente comincia ad arrivare. A dopo. Eccoci qua, allora qua siamo sul primo troncone che ci porterà su a 2000 metri dove poi inizieremo la nostra passeggiata. E a metà c'è questo, ho detto c'è un parcheggio che ho scritto che si chiama Volo Dali, Giro Dali. Allora leggo volgarmente perché non riuscirei a capire. Allora, sull'Alpe di Lusia, a Bellamonte in Val di Fiemme, c'è un mondo incredibile che vi aspetta, il Giro Dali. Che praticamente si arriva subito nel mondo a tema volatile, un percorso dove si susseguono diverse attrazioni e giochi con l'acqua e i vostri bambini lo ameranno. Siamo in località Le Fassane, a quota 1750 metri. Però, divertenti vasche per la ricerca dell'oro, il Gold Rush, con tante postazioni per cercare e raccogliere le luminose pepite. Ci si può rinfrescare con un idromassaggio ai piedi e il percorso Knipe. Lettini, prendisole, formato famiglia, poi ci sono divertenti gli uccelli sputa acqua, i mulini e le chiuse e le installazioni con le anatre per arrivare al laghetto che si può attraversare con una zattera, un vero ruscello animato, con tante entusiasmanti postazioni gioco interattive. Tanta roba, se volete portare i vostri bambini qua mi sembra una cosa fatta veramente bene. Adesso noi siamo arrivati al primo troncone, mi sa che dobbiamo scendere e prendere il secondo.
eccoci, questa è la nostra destinazione. Chalet 44, dobbiamo scendere esattamente qua. Qui c'è l'arrivo. Bestia! Eccoci qua, buongiorno. Eccoci qua. Siamo saliti da Tana degli Gnomi qua, il Zirmo, con la cabina via. Ecco il giro d'Ali, Baita Morea. Siamo arrivati qua allo chalet numero 44, che è esattamente quello. Ma di qua non dobbiamo fare, proseguire per questo giro, questo. Poi vediamo se proseguiremo di qua e torneremo indietro. Vediamo. Ah, che casette di benvenuto! Cosa sono questi? Fiori del cotone? Non capisco. Passeggiata fenomenale, finora molto facile, strada dritta. E guardate dove siamo. Eccoli là. Allora, dobbiamo salire per quella strada là, fino in alto. Meglio che non guardiamo. Billy, Billy, ce la fai? Andiamo su? Andiamo su, Billy, ce la facciamo andare su? Che dici? Proseguiamo? Conferma, ciao ciao. Conferma, conferma. Approva, approva. Vedo che se può fa, se può fa. Il problema è che con questo ce la facciamo noi. Non so se riuscite a notare la pendenza. Siamo distrutti e dobbiamo salire abbastanza anche. Allora, spettacolo però. Dobbiamo salire per di là. Che dici, Billy? Sei stanco? No, dai. Tu sei un super cane. Ti piace la passeggiata? No? Te ne vai? Amore.
servono? Ti do l'acqua. Sì. A metà della nostra strada siamo a Cima Lusia, ai laghi di Lusia. Questa è una zona della prima guerra mondiale, infatti come ho fatto vedere prima c'è uno scavo dell'impero austro-ungarico appunto durante la guerra del 15-18. Penso che seguendo la strada di ritorno ci dovremmo trovare degli altri. Adesso noi scenderemo e andiamo a mangiare la malga. Sono le mezzogiorno un quarto, speriamo di arrivarci, che ci facciano da mangiare.
E vabbè. Allora, siamo arrivati a una mega disavventura, sono caduto e scivolato sul fango, sono sporchissimo, mi vergogno quasi, ma comunque. Vediamo come va. Adesso abbiamo ordinato, stiamo aspettando di mangiare. Però merita il paesaggio. Tanta roba. Non vuoi passare giorni oltre quelle che facciamo noi? No, è questa. Ok, allora. Il coperchio del nome di Lisa. Buono. Basta. Eccoci sulla via del ritorno. Allora, si è mangiato molto bene, si è speso poco, tutto sommato. Adesso ci aspetta, penso, un'oretta e mezza di ritorno. Prima dicevo, no, sono caduto. Un po' il mio mal di schiena. Un po' la strada molto fangosa, perché ieri l'altra notte è piovuto in una maniera incredibile tutta la notte. Non mi ha retto la gamba, sono finito sul fango, sono finito dritto, provo anche a farmi male, ma comunque è andata bene. E adesso tranquillamente torniamo a casa e domani faremo riposo, perché altrimenti diventa un tour de force, non diventa più una vacanza, ma diventa una cosa quasi tappe obbligate e perde un po' il senso. Domani faremo riposo totale in camper, anche perché dovremo trasferirci, perché la camper dove siamo adesso è solo 48 ore, per cui domani entro le 16 dobbiamo andarcene. La malga dove siamo stati qua era bella piena di animali, mucche e cani, e addirittura un cane ha fatto la picca addosso a un signore, a una ragazza che ha disteso che prendeva il sole. Beh, vabbè. Allora, continuiamo il nostro ritorno. Si continua a trovare questi bellissimi masi baite, curatissime nei minimi particolari. Cioè, spettacolo, addirittura con la casetta, con la finestra. Guardate che roba. Baite de Marin, località Ciocchi, metri 1881. Con le sedie per fare un picnic qua, un barbecue. Quello deve essere un ripostiglio per le legna, per gli attrezzi. Veramente bello, tanta roba. È costruito da poco, il legno mi sembra ancora abbastanza nuovo.
antenna qui per stare con gli amici, con... fare una grigliata, con me. Anche per passare le vacanze, per niente è bello, un posto bucolico, ma c'è nulla, ma la natura parla da sola. Tanta roba, come direbbe il buon Simone. Dopo 7 ore e mezza di cammino, Billy ha ancora il coraggio, guardate, di proseguire tranquillo, annusare. Bellissima sta strada, in mezzo al sottobosco qua, fantastica. Guardate che verde, che bellezza. Guardate qua che razza di formicaio gigante. Mi viene a grattarmi solo guardarlo.